pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Sofferente in croce, con amore pregava, era lì. Padre mio, perdona loro, perché non sanno che si fanno. Era lì, nell'ultimo istante della sua vita, era lì. La sola espressione uscì dal suo cuore. Padre mio, tutto è compiuto. Gesù era lì che soffriva con amore. Era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Un altro cantico. Grazie Gesù, grazie Gesù. Quando? 142 di inni di lode. Sorella Claudia, soltanto siamo in prove tecniche, puoi girare il video? Perché così si vede sul telefonino di traverso. Si può ruotare l'immagine? Infatti devono girare il telefonino così, è giusto? Va bene? Va bene? Ok, ok, lasciamo così. Allora, mettiamo un altro cantico. Tutto e ciascun di noi ti intenta, e l'amore tuo s'accenda in noi tutti, o mio d'amor. Mi profeti vuoi sospingi con lo spirito tuo santo, e di gloria lasciar mancar da noi, noi siamo fatti figli tuoi, e con te vogliamo gioir. Dona noi la tua sapienza, già che tu dal mondo eletti, sai per essere testimonianze sia la gloria Salvatore. Apri poi tu il nostro cuore a stupenda vocazione, la brava potenza manifesta in questo culto.
adoriamo Gesù, ti adoriamo questa mattina. Grazie Gesù, grazie Signore. Ma meraviglioso tu sei, Signore. Gloria. Possiamo cantare il 141? 141? Sì. Se ce l'abbiamo, sì. Diamo gloria a Dio stamane, sì. Sempre degni di lode. Mirabile, mirabile Gesù. Alleluia, Jesus. Non ci sarà mai più bella storia come quella del divino amor. Cristo venne dall'eterna gloria proprio per salvarmi peccator. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Vasto quanto tutto l'universo è il potente amore di Gesù. Può cambiare tutti il più perverso, renderlo un esempio di virtù. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile per me. Chi potrà comprendere quell'amore che l'Eterno Padre rivelò? Grande immenso amor del Salvatore, sol di quell'amore canterò. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile per me. Sia gloria a te questa mattina. Alleluia. E insieme vogliamo adorarti in spirito e verità. Tu sei mirabile, tu sei grande, tu sei meraviglioso ancora, oh Dio. Signore, grazie per tu ti manifesti con il tuo amore, la tua grazia. E ancora questa mattina per lo Spirito Santo, tocca la nostra vita mentre siamo qui. Non vogliamo passare un'ora soltanto così leggera, ma vogliamo la tua presenza, vogliamo il tocco della tua mano, Signore. Toccaci questa mattina. Tocca a tutti quanti, Signore, è un tempo difficile. Amen. Ma noi siamo qui ancora una volta insieme a tanti fratelli e sorelle sparsi nel mondo per lodarti e benedirti. Signore, proteggi il tuo popolo. Amen. Risvegliaci a tutti quanti affinché possiamo andare avanti ed essere la luce del mondo. Aiutaci stamane. Amen. Signore, se c'è qualcuno malato, se c'è qualcuno che è afflitto stamattina, tocca i cuori, libera le anime, Signore, nel potente nome di Gesù Cristo, per quel sangue versato sulla croce. Ti diciamo grazie, grazie ancora una volta, mille volte grazie che ci siamo svegliati stamattina e siamo venuti per lodare il tuo nome. Oh Signore, ancora la tua parola questa mattina attraverso questo nostro caro fratello Franco François. Oh, parla a ciascuno di noi stamane, perché abbiamo desiderio di ascoltare la tua voce. Rimani con noi nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria. Alleluia. A Dio. 47, mi piace il coro, il mio rifugio sei. Il mio rifugio sei, tu mi preserverai dal male, mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Amen. Amen. Gloria a Dio. Questo coro cantiamolo con tutto il cuore. Gloria a Dio. Il mio rifugio sei. Circonderai, lo so.
canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Il mio rifugio sei. Rifugio sei. Abbiamo veramente un rifugio grande del Signore. Noi non confidiamo nell'uomo, lo diciamo senza polemica, non confidiamo nell'uomo, ma confidiamo in Dio. È vero, fratelli e sorelle, gloria al Signore. Un altro cantico, ci stiamo allettiando. 52, sorella Concetta, siamo contenti che sei qui stamane. Amen. 52. Quanto è magnifico il tuo nome, mio Dio, su tutta la terra. Tu che mi hai dato il tuo amore, adoriamo questa mattina, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo Gesù, ti adoriamo,
ti adoriamo. Alleluia, Gesù. Santo, santo. Gloria al tuo nome. Santo è il Signore, il fedele, il verace, l'eccelso. Gloria a te, Signore. Sia la gloria al Signore, sia gloria, gloria, gloria a Dio. Alleluia, Gesù. Alleluia, Signore Gesù. Santo, 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 santo sei, Signore. Santo, santo di ogni lode, gloria. Gloria a Dio, gloria a Dio. Santo sei Signore fedele. Cantiamo il 51. Sei Signor fedele con me, sei benigno, sei Alleluia. Prezioso. Amen, sei prezioso. Gloria al nome Alleluia. Gesù. Veramente prezioso la vita nostra. Gloria a Dio. Spirito della tua presenza. Alleluia. Sei Signore fedele con me. Sei Signore fedele con me. E ti possiamo ricantarlo. Amen. Lasciamo che queste parole siano le nostre parole. Sei Signor fedele con me. Sei Signor fedele con me. E ti Santo nome, Signore Gesù. Nell'alto dei cieli sia gloria a te, Signore. Oh Jesus, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Gloria a Dio, gloria al tuo nome. Gloria al tuo santo nome, Signore. Ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo in spirito e verità. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Alleluia, Jesus. Gloria a te. Gloria a Gesù Cristo. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Alleluia. Oh Gesù, tu sei la pace. La terra passeranno, le tue parole non passeranno. Signore, sei degno di lode e di gloria. Gloria a Dio. Santo. Con tutto il mio cuore, oh Signore, perché è una gioia, Signore, stare alla tua presenza, Signore. Oh, grazie, Signore, grazie per questo dono che tu ci hai dato, oh, Signore. Gesù. Tu sei un padre fedele, veloce, oh Signore. Tu non viene mai in meno la tua parola, oh Signore. Amen. Sono qui, Signore, a lodarti, a ringraziarti, a benedirti, oh Padre. Benedice, Signore, questa comunità uno per uno davanti a te, Signore, ungelo da continuo, Signore, col tuo Santo Spirito, Signore, e a te rendiamo lode e gloria, Signore, e adorazione, Signore, i bisognosi, Signore. Davanti a te, Signore, raccoglielo, Signore, da Levante e da Ponendo, Signore, i miei cari, Signore, davanti a te, Signore, uno per uno, Signore, a Giuseppe, Signore, che è capo della famiglia, Signore, benediceli questa mattina, Signore, fa un'opera soprannaturale, oh Signore, ungelo da continuo, Signore, col tuo Santo Spirito, Signore, perché tu puoi tutto, Signore. Ogni cosa, Signore, te lo chiediamo nel Alleluia. Nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia, gloria. Amen. Gloria, gloria a Gesù, alleluia. Grazie, gloria. Signore, grazie, Signore, grazie, Signore Gesù. Vogliamo cantare il 68. Stringimi, oh Signore, non lasciarmi mai. Non so se tutti abbiamo questo desiderio di essere stretti dal Signore, abbracciati dal nostro Maestro Divino. 68, cantiamo. Grazie, Signore. Stringimi, oh Signore. Stringimi, Signore. E non lasciarmi mai, non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù. Gesù. Che vero amico sei, amico sei, nulla cerco più, nulla cerco più, voglio solo te, voglio solo te, chi supplirti mai potrà, brucio al fuoco del tuo amore. Mostrami la via e io ti seguirò. Io voglio te, di te ho un gran bisogno. Cerco più, nulla cerco più, voglio
solo te. Voglio solo te. Chi supplirti mai potrà. Brucia il fuoco del tuo amore. Dimostrami la via ed io ti seguirò. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù. Alleluia Gesù. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Alleluia. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Claudia, amen. Microfono portate, la gioia che sei qui con noi stamattina sorridente. Gloria a Dio, io voglio ringraziare il Signore questa mattina per la sua fedeltà, e per il suo amore infinito e per ogni cosa che Lui ha dato alla mia vita. E sono momenti un po' strani, un po' difficili per il mondo, ma noi abbiamo un grande Dio. Alleluia. E siamo tranquilli e siamo sicuri. Alleluia. Perché sappiamo che nella sua mano siamo protetti. Oggi il mondo è tanto travagliato, tanto angustiato, tanta angoscia ha nel cuore e non sa o non pensa che il Dio è un Dio potente. Amen. Che il Dio è venuto nel mondo per salvarci, per darci una speranza. E io voglio ringraziare il Signore perché Lui ha dato questa speranza a me. Alleluia. E voglio dire a quanti ci ascoltano o a quanti pensano che non ci sta niente, che soffrono per la malvagità degli esseri umani, che il Dio è vicino a te, il Dio può aiutarti, Dio può salvarti e Lui vuole farlo, dipende da te, sei tu che devi chiedere al Signore gloria a Dio di aiutarti e di tenerti stretto nella sua mano. Amen. Voglio ringraziarlo per ogni cosa che Lui fa e, come ho detto prima, per la sua fedeltà. Il Signore sia lodato. Grazie Claudia. Amen. Queste parole sono molto belle, la tua commozione è chiara, è vero. Hai detto una cosa bellissima: il mondo è un momento drammatico, direi, ma c'è un Dio grande, un Dio grande, e la gente si dimentica di questo, ma noi vogliamo ricordare che Dio opera. Opera, alleluia. Opera, opera, opera. Amen. Cantiamo un altro bel cantico. 121, sì. Cantico 121. Armonia. 121 di armonia. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Alleluia. L'amore tuo mi meraviglia, mi meraviglia, mi meraviglia. L'amore tuo mi meraviglia, mi meraviglia, mi meraviglia. Quando io guardo il cielo hai fatto, Signor, com'è possibile che consideri noi? Amore tuo mi meraviglia. Mi meraviglia. Sì, l'amore tuo
sue mani forate, tanto amore hai tu, Padre, per noi. L'amore tuo il nome di Gesù. Qualche altro che vuole ringraziare il Signore? Gloria a Dio. Mettiamoci liberi. Francesca, stai preparata? Dai, portate il microfono. La nostra lode, degno del rendimento di grazie, perché lui ha fatto cose grandi e meravigliose nella nostra vita, nella mia vita. E ogni giorno lo voglio ringraziare e benedire. Lo voglio ringraziare perché lui ci dà la certezza che lui è qui con noi, che è qui dentro di noi. Dal momento che l'abbiamo accettato come nostro Signore e personale Salvatore, lui ci ha dato il soffio dello Spirito Santo ed è entrato in noi. E sentiamo Alleluia. La sua presenza, la sua grazia, il suo amore. E quei versi che dice in Matteo 13, credo, dice: io non vi ho promesso che non avrete tribolazione, ma fatemi animo perché io ho vinto il mondo. E niente, nessuna cosa ci può separare dal suo amore. Gloria. Dal suo amore grande e meraviglioso, perché lui è con noi e ci fa attraversare le acque, le tempeste, in ogni cosa, Signore, tenendoci per mano, facendoci superare quei momenti che possono affliggerci, anche se siamo afflitti. Ma possiamo dire, riguardando in alto, e dire: Gesù, grazie, perché il tuo amore è grande, perché tutto copre al bene di chi ti ama. Signore, è veramente la nostra forza, è la nostra, è il nostro altro ricetto, è la nostra rocca, la nostra salvezza, e non c'è altro salvatore all'infuori di lui, di Gesù, che ha dato tutto se stesso per noi, tutto sulla morte in croce. Tutto è compiuto, ha detto al Padre, tutto è compiuto. Ogni cosa dell'opera di Dio dal momento della creazione è stata fatta con la morte in croce di Gesù, perché mediante il suo sacrificio ancora oggi, dopo 2000 anni, chi lo accetta come suo Signore, confessando di essere un peccatore, perché siamo tutti privi, peccatori e privi della grazia di Dio, è salvato, è purificato, è lavato da ogni peccato. E perché siamo per grazia che siamo salvati, mediante la fede di aver riconosciuto Gesù come nostro personale salvatore. E a lui sia la lode, la gloria ogni giorno della mia vita. Lo voglio ancora ringraziare in questo giorno, perché siamo qui riuniti nel suo nome, per i fratelli ospiti, fratello François, fratella Claudia, per aver incontrato dopo tanti anni Valentina, per il suo caro compagno, e che veramente la vostra vita possa essere felice ogni giorno fino a per tutta l'eternità. Che la pace di Dio scenda su di voi e che la sua benedizione sia su di voi. E a Dio sia la gloria per ogni cosa. Grazie, sì Signore, amen, amen, amen. Siamo contenti di avere Valentina qui, la vedo dopo tanti anni, sono felice per il futuro vostro. È giusto che noi preghiamo e Dio vi dia grazia, perché con lui sarete più forti sempre. Cantiamo il 153, quelli che sperano, perché noi non siamo quelli che disperano, vero fratello François? Noi non disperiamo, ma noi speriamo sempre nel Signore, e siamo certi di questo, altrimenti non saremo qua, non ci serve stare Amen. Qui e perdere tempo, ma noi siamo qui per sperare nel Signore. Cantiamo il 153, poi ascolteremo il fratello François, fratello Franco, gli diamo un po' più di spazio stamattina. Amen. Quelli che sperano in Gesù, in Gesù. Quelli che sperano in Gesù, in Gesù. Quelli che sperano in Gesù, in Gesù. Quelli che sperano in Gesù.
avrà, le nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. Le nuove forze avrà, le nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. Quelli che sperano in Gesù. 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 Come le aquile, come le aquile, in volo se ne verrà. Come le aquile, come le aquile, in volo se ne verrà. Camminano e non si staccano, corrono e non si affaticano. E nuove forze avrà, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. Alleluia! Amen. Gloria a Dio. Sì, noi speriamo nel Signore. Fratello Franco, subito. Sì, tocca a te, c'hai tante cose da dirci. Ora voglio dire soltanto in diretta, io sono spontaneo, ieri sera abbiamo parlato un pochino al telefono, come capita di tanto in tanto con fratello Franco, ci conosciamo da, non lo so, più di 30 anni. Posso dirti una cosa per l'ennesima volta, ma non è elogiarti, basta, sì. No, voglio dirlo in verità, ieri stavo un po' così, è passata una settimana di influenza, però sentire la sua voce, perché questo è buono per dire la fratellanza, che vuol dire, e lui non lo sa, lo sa adesso, mi ha sollevato, mi sono sentito tranquillo, mi hai dato tanto ieri sera. Abbiamo parlato un po' così, vedete quanto è bello la comunicazione cristiana, eh? Dio ti benedica, che ti devo dire? Vieni, vieni. Davanti a tutti, va. Pace a tutti. Io non mi vergogno di esprimere affetto per una persona davanti a tutti, qual è il problema? Questo mondo ci mostra scene di violenza continuamente e più passa il tempo e più vengono fuori cose assurde e io penso che sia arrivato il momento di mostrare l'affetto che i cristiani mostrano l'uno per gli altri, anche perché Gesù l'ha detto, da cosa riconosceranno che siete miei figli o miei fratelli? Perché vi amate gli uni gli altri. Quindi penso che amarsi gli uni gli altri, prima di tutto, è un comandamento di Gesù. Secondo, è un obbligo, anche perché siamo obbligati a mostrare la differenza che c'è tra chi serve Dio e chi non lo serve, chi purtroppo non è riuscito ancora a conoscere la verità del Vangelo e chi invece l'ha conosciuta, chi tanti anni fa, chi poco tempo fa. Penso che questo sia doveroso da parte nostra e non facciamo nessuno sforzo, anche perché questa è la realtà. Non stiamo recitando una parte perché dobbiamo attirare le persone verso di noi, noi non attiriamo nessuno verso di noi, ma mostriamo e parliamo dell'amore di Cristo su quella croce, perché Gesù l'ha detto, l'abbiamo cantato in un cantico, tutto è compiuto, è vero. Gesù in quel gesto, in quella frase, stando lì sulla croce, e come ho detto un'altra volta già, da quel pulpito, perché per Gesù quello è stato il suo pulpito, da lui dove lui ha predicato, le ultime parole famose sono state
ti prego per loro perché non sanno quello che fanno. E ancora oggi è così, ancora l'uomo non sa quello che fa, ancora non ha capito bene quello che combina in questa terra. E tutti stiamo pensando a quello che sta succedendo in questi giorni. L'uomo non sa quello che fa. E guardate un po' che è successo. Nel giro di pochissimi giorni, una peste, un virus ha attraversato tutto il mondo e ha coinvolto decine di nazioni e centinaia di migliaia di persone infette. Molte sono morte per colpa dell'uomo che non sa quello che fa. Questa è la verità. L'uomo non sa quello che fa. Gioca con il fuoco, gioca con la vita, gioca con la morte, perché questo sta facendo. E quel qualcuno che ha appunto messo in atto questa tragedia, perché è una tragedia, non so cosa pensava in quel momento di fare qualcosa di... non lo so, perché l'uomo non sa quello che fa. Questo è il difetto dell'uomo. Pensa di sapere tutto ma non sa nulla. Pensa di conoscere ogni cosa ma non conosce nulla. Sparge veleno in giro? Sparge veleno in giro? E noi ne paghiamo le conseguenze. Io sono particolarmente coinvolto perché mio fratello abita vicino Lodi. La chiesa che frequenta lui è proprio a Lodi. Grazie a Dio sta bene, mio nipote sta bene, sua moglie stanno bene, anche tutta la comunità. Ho visto un messaggio del pastore Chiocca questa mattina che ha comunicato che stanno tutti bene i fratelli, però ci sono altre persone in quelle zone che stanno soffrendo e sono isolate completamente dal mondo. Ma ringraziamo Dio per la tecnologia che ci permette di entrare nelle case delle persone e quindi in ogni parte dove c'è un punto internet dove qualcuno si può collegare, questo messaggio che questa mattina predicheremo arriverà anche nelle zone isolate dove le persone non sanno, non possono nemmeno uscire di casa e nemmeno dal loro quartiere perché sono spaventate, perché qualcuno ha deciso un giorno di spargere questo veleno in giro perché non sa quello che fa. Non so se avete fatto caso, ma dal primo gennaio fino a oggi la situazione è precipitata in un modo incredibile, ma veramente incredibile, cose che non avevo mai visto in tutta la mia vita, ho 60 anni ma non avevo mai visto quello che è successo negli ultimi 2 mesi in questo mondo. E penso che sia ora e tempo, fratelli e sorelle, amici, di, se non l'avete mai fatto, di inginocchiarci e chiedere perdono a Dio per tutto quello che abbiamo combinato, perché non è colpa di Dio se quello che sta succedendo è così grave, ma è colpa dell'uomo, perché l'uomo non sa quello che fa. E di nuovo lo ripeto, l'uomo non sa quello che fa. Non dico nulla di nuovo a dire queste cose, ma bisogna che in questo momento qualcuno con un po' più di intelligenza, no, un po' più di discernimento forse, un po' più di saggezza, va, qualcuno coi capelli bianchi dicesse parole che sollevino gli animi, non che li distruggano ancora di più. Abbiamo bisogno di persone che portino il messaggio del Vangelo dove non c'è speranza. Perché questo è. E penso che in questa mattina chi siamo riuniti qua, ma chi anche sta a casa, forse si ricorda quello che i nostri genitori hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale, la persecuzione per colpa appunto del regime che c'era in Italia, ma in tutto il mondo. Comunque anche oggi i cristiani sono perseguitati a causa del Vangelo, ma Gesù l'ha promesso, eh?
Gesù l'ha detto: sarete perseguitati a causa del mio nome, ma noi non ci spaventiamo per questo, perché noi siamo qua appunto per contrastare questa persecuzione, perché l'unico messaggio di speranza che può venire a questo mondo è quello della grazia di Dio attraverso il suo figlio che è morto sulla croce per noi. È l'unico messaggio che può salvare le persone anche da questo ultimo virus. Eh sì, perché è così. Quindi penso che chi ha un po' più di saggezza la usi, chi ha autorità, che ha autorità, dica parole giuste e si arrenda all'evidenza che l'uomo non sa quello che fa, ma chi ha un po' più di intelligenza la usi per salvare questo mondo, perché questo mondo perisce per mancanza di conoscenza. E questo è il problema. Noi non conosciamo nulla, né della natura, né del pensiamo di conoscere. Ogni giorno le teorie vengono, non sono più valide le teorie di ieri, oggi già è cambiato tutto, tutto diverso. Ma qui stiamo per ribadire un messaggio che sono 2000 anni che viene predicato. 2000 anni da quando Gesù è morto su quella croce, lo stesso messaggio viene predicato a milioni e milioni di persone, e milioni di persone hanno accettato Cristo come personale salvatore, hanno serbata la fede e hanno raggiunto il traguardo. Molti ci hanno preceduto in questo traguardo, che è quello di vedere Dio faccia a faccia. Penso che sia tempo che noi ci inginocchiamo e preghiamo, perché l'unica cosa che può fermare il veleno di questo mondo è la preghiera nel nome di Gesù. Penso che sia arrivato il momento che ci arrendiamo all'evidenza che noi non sappiamo quello che facciamo. L'uomo in genere non sa quello che fa. Ha conquistato la luna, ha conquistato i pianeti, ha conquistato vette altissime in tutti i campi, ma arriva uno scellerato e mette sotto sopra tutto il mondo. Quindi l'uomo non sa quello che fa, non è possibile che lo sa, perché se no non avrebbe fatto quello che ha fatto. E questa mattina un messaggio di speranza, non di ansia, di paura o di mettere qui e sciorinare tanti dati di morti o di chi è lontano. No, 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 questa mattina è un messaggio di speranza. E io, facendo riferimento a quello che ho detto prima, i nostri nonni sono stati perseguitati, i nostri genitori sono stati perseguitati a causa del Vangelo, vi voglio parlare proprio di quel seme che è stato seminato nel nostro cuore quando eravamo piccoli. E quel seme è il seme della parola di Dio, che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, ma non si è mai, mai allontanato da noi, ci ha sempre preservato da ogni male e ci ha sempre aiutato nei momenti difficili, e parlo anche personalmente. Vi voglio leggere dalla prima Pietro, apriamo le nostre Bibbie, alla prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 23, che dice: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. E poi anche da Luca capitolo 8, Luca capitolo 8 dal versetto 4, la parabola del seminatore, famosissima parabola che Gesù ha raccontato ai suoi discepoli. E il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra parte cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine, crescendo insieme ad esso, lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno
quando fu germogliato produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi per udire oda. E i suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola, e Gesù gli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. Gesù non parlava con segreto, parlava in parabole, le parabole, come vedete, con elementi semplici. Il seme è un elemento il più semplice che c'è, addirittura c'è il seme del sesamo, che è piccolissimo, ma dal sesamo nasce un albero grandissimo. Quindi usava queste parabole per far capire a quanti non riuscivano a capire qual era il suo messaggio. Ma questa mattina, che cosa ci dice questa parabola? È quello che abbiamo letto prima in Prima Pietro, che dice che noi siamo stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, perché il seme che Gesù ha seminato nei nostri cuori è incorruttibile, non cambia mai, genera solamente gioia e pace, serenità, toglie l'ansia, toglie la preoccupazione dai nostri cuori. E è innegabile che stiamo vivendo in momenti molto difficili, difficilissimi, per la storia del mondo e per la storia dell'uomo. Tempi in cui si afferma tutto e il contrario di tutto, da un giorno all'altro. Abbiamo perso ogni riferimento alla sana e buona cura della nostra psiche. I giovani fanno delle cose che sono incredibili, cose che io quando ero giovane non mi sarei mai sognato di fare, non solo per gli insegnamenti ricevuti, ma perché stanno proprio fuori dal mondo quello che succede. L'ultimo è lo sgambetto, spaccare la testa a un compagno, cioè cose che non si possono raccontare. Cioè, non, queste persone non hanno ricevuto il seme della parola di Dio, non hanno ricevuto il loro, impiantato nel loro cuore questa parola, che è la parola di grazia di Gesù. Abbiamo perso ogni riferimento, veniamo trascinati di qua e di là da notizie che spesso ci sconfortano. Chiaramente siamo preoccupati, ma non siamo distrutti, non siamo atterrati, non siamo distrutti da questo che sta succedendo. Noi possiamo e siamo in grado di poter combattere nel nome di Gesù tutto quello che succede intorno a noi, perché un giorno a noi qualcuno è venuto e ci ha parlato di Cristo. Sì, che questa fa la differenza, eh? Non andiamo cercando chissà quali messaggi a destra e a sinistra, è Cristo che fa la differenza. Gesù il suo messaggio d'amore lo ha predicato fino alla croce e non ha imputato a chi lo ha messo in croce nessuna colpa, nessuna colpa. Pensate un po', tutto questo bombardamento mediatico che ci crea terrore alla fine sortisce l'effetto contrario: invece di essere informati siamo deviati in ragionamenti intorno a cose delle quali non conosciamo la verità. Nessuno sa nulla di questo virus, come è successo, perché, per come, che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare. Adesso ci sono gli esperti che stanno finalmente mettendo in atto tutte le precauzioni possibili e immaginabili, grazie a Dio per queste persone, ma noi stiamo qua anche noi per consigliare le persone. Gli stiamo dando il consiglio che gli salverà la vita, ma non solo la vita fisica, ma anche quella dell'anima, che è quella del messaggio di Cristo. Viviamo in una società dove non conosciamo la verità, ma facciamo supposizioni, traiamo conclusioni,
viviamo in una società dove giudichiamo il prossimo e senza volere giudichiamo. Facciamo altro che giudicare. Per esempio, sappiamo pochissimo di quello che sta spaventando il mondo, ma gli effetti sono devastanti, perché molti sono preoccupati, non sanno più dove andare, cosa facciamo. È bastato pochissimo per mettere sotto sopra questo mondo, è bastato pochissimo. Abbiamo dimenticato di chiedere a Dio la saggezza e la sapienza su come ci dobbiamo comportare. Sì. E lo penso sempre, lo dico sempre, dai bambini viene la saggezza. Perché i bambini non hanno, come si può dire, non hanno malizia, sì, non hanno malizia, sono semplici. I bambini pensano quello che dicono. Quello che dicono pensano, perdonatemi. Non sono maliziosi, non fanno congetture, ah ma io se faccio così allora poi succederà quest'altro. Per quello Gesù ha detto: lasciate che i bambini vengano a me, perché di loro sarà il regno dei cieli, e voi dovete diventare come bambini, perché ricordatevi che l'uomo non sa quello che fa. Questo è il messaggio stamattina: l'uomo non sa quello che fa. Se lo sapesse non staremmo in queste condizioni. E non è la prima volta che succede, perché nella storia dell'uomo è sempre successo. Questi ultimi due mesi mi hanno fatto pensare che siamo veramente fragili. La nostra natura è molto fragile e abbiamo bisogno di cure. L'uomo semina discordia, Dio semina amore. L'uomo semina guerra e Dio semina pace. L'uomo semina virus, perché è così, e Dio semina la cura per il virus. L'uomo semina ingiustizia e Dio semina giustizia. L'uomo semina odio e Dio semina perdono. Non c'è confronto. Non c'è unione tra le due cose. Che vogliamo fare questa mattina? Siamo qua apposta, no? Altrimenti ce ne stavamo a casa ad ascoltare le notizie. Invece siamo venuti ad ascoltare la buona notizia del Vangelo. È questo quella che cambia il mondo. Siamo venuti da lontano, chi da lontanissimo, come Valentina con Vincenzo questa mattina, ma il messaggio di Dio non c'ha confini, scavalca i confini, entra nelle case, entra nel cuore e cambia le situazioni e cambia le vite delle persone. Il seme della parola di Dio che è stato seminato in noi lo dobbiamo curare, accudire, annaffiare e dissodare, farlo crescere rigoglioso se vogliamo vedere i frutti del ravvedimento. Questo seme che è stato seminato in noi è importante, perché le persone guardano a noi. Voi pensate di no, ma è così. Le persone ci guardano, non perché ci abbiamo nulla in più degli altri, ma perché nei momenti difficili siamo gli unici che possiamo dare una parola di speranza vera. Ho ricevuto 1000 telefonate, tantissime, di persone che chiedono di pregare per il nipote, per la moglie, per il marito. E noi preghiamo, perché lo possiamo fare. Ma sapete, la preghiera non è esclusiva di qualcuno, Tutti lo possiamo fare. E come ho detto prima, bisogna che ci mettiamo in ginocchio e di nuovo torniamo a pregare il vero Dio, perché altrimenti le cose non cambieranno mai. Continueremo a subire le situazioni così come sono. Non cambierà mai nulla se non ci mettiamo in ginocchio
e preghiamo veramente con tutto il cuore, perché non ricordo in quale libro, credo Amos, dice: se il mio popolo, non ricordo qual è, se il mio popolo si umilia e torna a me, io lo esaudirò. Ma si umilia, no che indicano Dio come il colpevole di tutte le disgrazie del mondo e poi cercano Dio magari chiedendo a te di pregare per loro. Non funziona così. Io l'ho sempre detto che Gesù non è un bancomat. Vai lì, tiri fuori, poi così, lo utilizzi poi un'altra volta. Non funziona così col Signore. Non è così. Io credo che dobbiamo tutti insieme farci un bel esame di coscienza, guardarci negli occhi e capire dove stiamo andando, se stiamo nella volontà di Dio oppure no, se stiamo tergiversando oppure no, se stiamo facendo veramente quello che Dio vuole che facciamo oppure no. Facciamoci un esame di coscienza, io per primo. Che vogliamo fare? Se vogliamo essere di aiuto, dobbiamo fare questo esame di coscienza. Perché l'Apostolo Paolo diceva alle chiese alle quali ha scritto tante lettere, ad alcune ha scritto delle lettere veramente forti, perché costoro si erano convertiti e poi erano tornati a fare quello che facevano prima della conversione, cose malvagie, cose brutte, cose che non c'entravano nulla col Vangelo predicato e vissuto, e quindi ha dovuto riscrivere di nuovo altre lettere. Quindi ci sono la prima lettera, la seconda lettera, perché è stato costretto l'Apostolo Paolo dal carcere dove si trovava a scrivere varie lettere alle chiese che aveva fondato per riprenderle perché si stavano comportando male. Ah. Dice: ma la chiesa non si può comportare male. Eh sì, invece è così, perché ci sono alcuni che si ergono a difensori della parola, pensano che la parola sia stata data solo a loro e a nessun altro, e quindi a un certo momento succede che molti si innalzano al di sopra, e lasciamelo dire, non c'è nessuno che sta al di sopra delle parti, cominciando dal pastore fino all'ultimo credente, nessuno è al di sopra delle parti, nessuno è meglio di qualcun altro, nessuno. Noi pensiamo che il pastore debba risolvere tutti i nostri problemi. Non è così. Impossibile che il pastore si possa prendere carico di tutti i problemi di tutti i fedeli di una chiesa e risolverli. È un uomo, anche lui sottoposto alle stesse cose che noi. Ma qual è la differenza? Se tutti insieme, come ho detto prima, pieghiamo le nostre ginocchia e torniamo al Signore e chiediamo aiuto a Lui, perché è l'unico che ci può aiutare. Ma se tutti insieme facciamo quello che dobbiamo fare, il pastore sarà alleggerito nel suo lavoro, perché Dio l'ha chiamato a fare quel lavoro lì, curare le anime, non curare problemi psicologici, no, curare l'anima. E ultimamente ne stanno succedendo di cose veramente complicate. E io, la mia esperienza è molto semplice. Ero morto e sto qua. Non c'è altro da dire. Perché c'ero arrivato lo sa solo Dio. Perché ho passato quella strada lo sa solo Dio. Ma sto qua. E con voi voglio condividere quello che Dio ha fatto per me. Quel seme che è stato seminato quando ero piccolo, un giorno finalmente ha trovato il terreno buono, perché gli altri terreni non potevano far crescere questo seme, era rimasto sempre lì. Non era un seme morto, era vivo, ma non aveva trovato il terreno buono. Un bel giorno l'ha trovato, 33 anni fa. Finalmente questo terreno è diventato buono per far crescere questo seme. Adesso questo seme è diventato
in tante persone, un albero dove molti si vengono a rifugiare, perché molti chiedono aiuto, eh? Molti chiedono aiuto, anche nemmeno chiedendolo, solamente guardandoci. L'importante è che noi siamo pronti, perché dovete sapere che non sappiamo quanto tempo abbiamo, questo è importante, non sappiamo quanto tempo ci è rimasto e quante occasioni Dio ci metterà davanti affinché possiamo ancora predicare questa parola. Nessuno lo sa, ma finché predicheremo questa parola il Signore non tornerà, ma un bel giorno tornerà. Amen. E chiunque sarà battezzato sarà salvato, chiunque avrà accettato il messaggio del Vangelo sarà salvato. Alleluia. Gesù verrà a giudicare il mondo che non lo ha ricevuto come figliolo di Dio. Il seme della parola di Dio che è stato seminato in noi lo dobbiamo accudire, come dicevo prima, farlo crescere. Ogni seme che è seminato prima o poi porterà frutto, a meno che ci dimentichiamo di curarlo. Abbiamo il dovere di seminare la giustizia, abbiamo il dovere di seminare pace dove pace non c'è e di seminare l'amore dove l'amore non c'è. Quanto tempo c'ho, Giuseppe? C'ho tempo? Amen. Vi voglio raccontare una breve storia. Un uomo, un giorno, un presidente di una grande azienda, molto anziano, decide che era ora di ritirarsi e quindi doveva scegliere il suo successore. Ma invece di prendere il primo figliolo, chiamò tutti quelli che lavoravano nell'azienda, tutti i dirigenti, e gli disse: io devo scegliere il mio successore, quindi vi propongo una cosa, vi darò ad ognuno un seme, voi lo porterete a casa, lo curerete, lo pianterete, lo annaffierete, lo concimerete e fra un anno tornate con quello che è cresciuto. In mezzo a queste persone c'era un certo, chiamiamolo, non lo so, lo vogliamo Giovanni. C'era un certo Giovanni al quale era stato dato anche questo seme. Quindi questo Giovanni pianta questo seme, dopo un mese va a vedere la pianta, va a vedere il vaso dove aveva piantato questo seme, non era nato nulla. Invece gli altri dirigenti avevano cominciato già la pianticella, cominciava a crescere. Passano 2 mesi, 3 mesi, gli altri cominciano a vedere gli alberelli e lui niente. 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, no, nulla. Al che si comincia a preoccupare, ma che avrò fatto di sbagliato? Ma perché sta pianta non cresce? Ma sto seme l'ho piantato, gli ho dato tutto quello che gli dovevo dare. Invece gli altri cominciano ad avere gli alberi con la frutta, una roba incredibile. Insomma, finisce l'anno di prova e tornano tutti quanti dall'anziano dell'azienda, tutti con i propri vasi. Ma Giovanni dice alla moglie: no, io non ci vado, perché farò una brutta figura, perché a me non è cresciuto niente, nulla. Non è uscito nemmeno niente. La moglie gli dice: no, 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 tu ci devi andare, perché tu gli devi spiegare le cose come stanno. Gli dici: guarda, guarda che purtroppo io ho piantato, ho fatto quello che devo fare. E lui si convince e va anche lui. Quindi entra nella sala dove erano tutti riuniti con tutte le belle piante e lui col vaso vuoto. E tutti ridevano, vedendo questo vaso vuoto. Dice: ma che è successo? Come mai? Bene, allora entra il dirigente anziano e dice: bene, vedo che è nota Giovanni col suo vaso vuoto. Dice: che belle piante che avete portato, bellissime, facci i miei complimenti. E a un certo punto chiama Giovanni. Giovanni, viene avanti. Quindi Giovanni, tutto preoccupato, dice: adesso farò la più brutta figura della mia vita. E invece il dirigente anziano gli dice: dice, in questo momento ho scelto chi mi sostituirà. Io me ne andrò in pensione e Giovanni sarà quello che mi sostituirà.
Al che Giovanni lo guarda e dice: ma come mai? Non ho portato nemmeno una foglia. Questo mi fa dirigente. Dice: sì, perché dovete sapere che i semi che io vi avevo dato erano dei semi morti, non poteva nascere nulla da quei semi, impossibile, impossibile. Quindi gli altri che hanno fatto? Quando hanno visto che il seme morto che non produceva niente, l'hanno cambiato. Hai capito che hanno combinato questi qua? Quindi questo seme morto, invece Giovanni è rimasto fedele a quello che gli avevano detto. Bene, ho raccontato questa storia perché è un po' quello che succede oggi. Sì, è un po' quello che succede oggi. Noi, chiunque se la sente, dobbiamo essere onesti con noi stessi e onorare Dio con la nostra vita. Perché quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare onestamente e con onore, altrimenti la gente non crederà, così come è successo a tutti quegli altri che hanno barato per ottenere il posto che non gli toccava. Se noi diciamo la verità alle persone, le persone verranno a Cristo. Ma lo dobbiamo dire, come lo dobbiamo dire? Così come un giorno qualcuno l'ha fatto con noi, poi Gesù personalmente ha toccato il nostro cuore, ha parlato al nostro cuore, così lo dobbiamo fare noi, onestamente, non raccontando frottole, perché la verità di Cristo non è una frottola, non è prendere in giro il prossimo. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, onesti con Dio e onesti con il prossimo. Sapete la parola onesto cosa vuol dire? Sincero, onesto. Dobbiamo curare questo seme che ci è stato affidato, perché non sappiamo quanto tempo ci rimane, quante occasioni ancora di ascoltare il Vangelo. Cura questo seme affinché questo seme diventi un albero dove gli altri si possano riparare nei momenti di sconforto. Fa che possano trovare sempre riparo ed accoglienza. Sì, perché Gesù ci ha accolto nelle sue braccia amorevoli, così come eravamo. Non si è messo a guardare la nostra disastrata vita, quello che avevamo combinato. Lui ha cancellato ogni cosa, l'ha messo via e non ce l'ha fatto più ricordare, non ce l'ha più rinfacciato oltretutto, non come fa il mondo che rinfaccia continuamente quando sbagliamo, perché sbagliamo, ma perlomeno se sbagliamo facciamolo onestamente, facciamolo per onestà e ammettiamo le nostre colpe, perché se non ammettiamo le nostre colpe Gesù non ci potrà perdonare. Come noi perdoniamo, così Gesù ci perdona. È importante, eh? Perdoniamoci gli uni gli altri, dobbiamo essere di esempio in questo mondo che ha bisogno di esempi. Penso che siamo arrivati al punto che possiamo anche pregare. Fratello Giuseppe, prega per tutti quanti noi, che Dio ci apra gli occhi, che Dio metta le sue mani su questo ultimo avvenimento che sta sconvolgendo il mondo, affinché noi chiediamo pietà al Signore, misericordia, che si fermi questa tragedia e che noi possiamo in qualche modo aiutare chi ci chiede aiuto. Credo che sia doveroso che lo facciamo tutti insieme, e così come ci hanno insegnato. Preghiamo Gesù, preghiamo Dio nel nome di Gesù che è morto per i nostri peccati. E lasciami salutare i miei amici, i cari amici Brian dall'Inghilterra, voglio salutare Ruben dall'Uruguay,
Voglio salutare Juan Manuel dalla Spagna e voglio salutare il mio amico Massimo da Reggio Calabria e ti ringrazio sempre per lo spazio che ci dai. So che non è facile, ma tu ci avrai sempre il nostro supporto con le preghiere, anche se non possiamo venire spesso, ma veniamo sempre con tutto il cuore per abbracciarci, per stare insieme con i nostri cari amici. E penso che è arrivato il momento che tutti insieme mettiamo da parte ogni discussione, ogni questione, ogni cosa. Non c'è più nulla che importa, perché davanti all'eccellenza di Dio il resto non conta nulla. Facciamo che quando ci riuniamo insieme lo facciamo con amore, perché questo è quello che ci chiede Gesù, di amarci gli uni gli altri così come Lui ci ha amato. E io ti ringrazio personalmente. 33 anni non sono passati invano. Pensavo ultimamente che molte cose sono cambiate, molte cose sono successe, ma la parola di Dio non cambia mai e rimane sempre fedele a se stessa. Siamo noi che cambiamo, ma la parola di Dio non cambia mai. Quindi torniamo a quel seme che un giorno è stato seminato nel nostro cuore. Ritorniamo alla fonte pura, quella fonte che toglie la sete, quella fonte che elimina ogni cosa, quella fonte che elimina ogni ansia, ogni preoccupazione, ogni difficoltà, quella fonte che non si esaurisce mai, perché è una fonte divina. E chiediamo allo Spirito Santo di guidarci in ogni cosa, di sostenerci in ogni cosa e di pregare gli uni per gli altri, perché sono momenti difficili e abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri. Grazie a tutti e Dio ci benedica insieme. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo fare una preghiera. Signore, questa mattina abbiamo ascoltato questo messaggio che viene da te, molto importante, che ci ha toccato il cuore, ed insieme vogliamo dirti: perdonaci. Alleluia. Perdona le nostre manchevolezze, le nostre fragilità umane, ma possa quel seme seminato più o meno lontano portare frutto alla tua gloria. E in questo tempo difficile, direi drammatico, perché la gente è sconfortata, possiamo mandare e lanciare con ogni mezzo il messaggio, l'unico messaggio che può portare la soluzione totale all'anima e allo spirito, è quello della parola di Dio, vivente, potente ancora oggi a liberare in ogni maniera le persone dall'angoscia, dall'afflizione, dalle malattie mentali, spirituali e fisiche, perché nel nome di Gesù Cristo c'è potenza e c'è autorità, è un nome meraviglioso. Lui ha portato sulla croce ogni cosa per ciascuno di noi e per tutti. Questo è il messaggio ancora che emana dalla croce. Venite a me, dice Gesù, voi che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Solo il Signore ci ha dato riposo e ci dà riposo. Nessun altro è riuscito a farlo. E ti ringraziamo. Signore, opera nei cuori, ovunque ci sono delle anime che hanno bisogno di te. Opera, opera. Questa mattina, in questo momento, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. Concludiamo con un bel cantico. 45? Vogliamo cantare? Vogliamo cantare il 45? Poi il piccolo Emanuele. Emanuele,
raccogli l'offerta col cestino? 45. V'è un fiume puro che sgorga da Gesù. Gloria a Dio, un saluto a tutti nell'amore del Signore. Rimaniamo uniti anche se lontani con la preghiera l'uno con l'altro. Alleluia. Jesus. 45. Da Gesù, grazie fratello François, Franco, Claudia, Valentina, carissimo Vincenzo, credo, il Signore vi benedica, ci vedremo poi nei prossimi mesi e il Signore sia con noi e ci accompagni a casa. Vogliamo fare la preghiera di benedizione. Signore, benedici la nostra vita questa mattina mentre usciamo da questo luogo. Amen, sii con noi, rimani con noi, ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. 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 Signore benedica tutti noi. Pace a tutti. Pace a tutti. Pace, pace. Gloria a Dio. Pace a tutti.